La sua scultura è di fatto una specie di ossimoro artistico. È pietra, sì, ma è leggera e dunque plasmabile, secondo l'ispirazione di Luigi Dalimonte. Questo è l'ultimo fine settimana utile per visitare la mostra personale allestita fino al 21 novembre nei locali del Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara. Dalimonte parte da lontano, dalle antiche architetture abruzzesi, ma guarda alla modernità e, in questo caso, ad una rivisitazione del sacro altamente espressiva. Due sono le cose che sono gli elementi che costruiscono questa mostra: la volontà di raccontare un passato glorioso peraltro, e la volontà di riattualizzare lo stesso passato attraverso un lavoro di uno scultore che si è costruito totalmente da solo e che è riuscito a travalicare il concetto di spazio, tempo, narrazione, facendo un risultato unico, costruendo una struttura unica che possa parlare automaticamente un po' a tutti. Quest'opera che vediamo alle mie spalle in realtà è un po' la sintesi di quello che si accennava poc'anzi, quindi per me questo parallelepipedo svuotato, rubando questa dimensione interna, in realtà fa esplodere la dimensione sacra. Il concetto del sacro poi ritorna anche con altri elementi scultorei, visto che è anche una specie di portacero, diciamo così, sì. E anche un'acquasantiera. Sì, certamente la pietra in questo caso è intesa come terra, territorio, l'elemento naturale, l'aria, lo spazio che circonda ma entra proprio dentro l'opera, soprattutto questa qui, è una sorta di stargate, di chiave di accesso verso ormai questa proiezione verso la scultura contemporanea. Gli altri elementi poi sono una sorta di candelabro sempre rivisitato in chiave contemporanea, e l'altro un'acquasantiera dove c'è questa sorta di sospensione tra cielo e terra. Proseguo un po' questo percorso istituzionale del mio progetto artistico che chiamo Rinascimento della Materia, che si pone appunto questo obiettivo ormai di sganciare un po' la tradizione ma entrare nel mondo della scultura contemporanea. Quindi invito per chi volesse, insomma, la mostra sarà aperta fino al 21, il fine settimana, questo ultimo fine settimana io sarò presente dalle 16 alle 20, e quindi venite a visitare la mostra.